Eccoci qua, cari amici di La mia vita spaziale, per una nuova puntata dedicata al mondo del digital. Oggi parliamo di meteo e con un'app veramente formidabile che fa delle cose pazzesche, ma te la racconto subito dopo la sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Ebbene sì, quest'app è davvero favolosa per chi è appassionato di meteorologia. Oggi più che mai viviamo in un mondo che dipende molto dalle condizioni meteo. Una volta lo si faceva per seminare sui campi, oggi si fa per molteplici attività, dall'uscire per strada, fare un giretto in centro, fare una gita, una biciclettata, fare due passi fuori o semplicemente anche per business, perché tante persone ancora oggi dipendono molto dalle condizioni meteorologiche per fare le loro attività. Ebbene, nel web possiamo trovare milioni, possiamo dire, di applicazioni per i nostri smartphone, per iOS, il mio iPhone, oppure per dispositivi Android. Sono moltissime applicazioni, ma oggi voglio parlarti di un'applicazione particolare perché fa una cosa specifica oltre che tutto il resto. Quello che fa è che analizza in modo direi super professionale il vento e si chiama Ventuski. Trovi il link nelle note dell'episodio e questa applicazione è veramente specializzata proprio sul vento. E diciamo che questa applicazione si pone un ambizioso obiettivo, vuole alzare l'asticella rispetto a tutta la concorrenza in termini di visualizzazione delle condizioni meteo. E infatti enfatizza questa applicazione la rappresentazione grafica delle mappe sulle quali il meteo viene sovraimpresso, offrendo viste con ingrandimenti che variano un po' in tutto il mondo. Al massimo livello di ingrandimento le mappe risultano un po' sfocate, non offrono dettagli super definiti, ma comunque insomma è una apprezzabile, diciamo, riproduzione dell'intero pianeta. Cosa fa questa app? Allora, tra le tante mappe, per esempio, ti segnala la temperatura a 15 diverse altitudini di una zona. Le precipitazioni, quindi nel corso del tempo, la nuvolosità, la pressione atmosferica, l'umidità, il punto di rugiada, quindi vedete quante cose fa questa app, i temporali, il moto ondoso dei mari, il manto nevoso, lo zero termico, i venti e tutte queste cose qua, soprattutto i venti. Ecco, il nome difatti si chiama Ventuski, quindi dice molto l'attenzione a queste correnti che girano nel mondo, e sempre quest'app ti mostra quindi i venti raffigurandoli con, diciamo, con delle linee, quindi una specie di vortice colorato che si sovrappone sopra la mappa, e quindi questo ti fa vedere in maniera visuale le raffiche di vento in tutto il mondo. E questo è molto interessante perché quando noi conosciamo il vento, noi possiamo capire quale tempo sarà, perché da dove viene il vento, naturalmente vengono anche le nuvole, viene la pioggia, possiamo capire se è una giornata super ventosa, e questo può essere utile per molteplici funzioni, non solo per l'agricoltura, ma anche per il tempo libero. Per esempio, al giorno d'oggi viviamo un boom dei droni e questo è molto importante, conoscere quanto vento c'è e a che altezza c'è il vento, e quest'app ci aiuta proprio per questo scopo. Oppure se vogliamo scattare delle fotografie, vogliamo effettuare delle riprese, vogliamo, che ne so, andare appunto in bicicletta oppure andare a sciare, conoscere come funziona il vento è, insomma, è quanto mai utile. È un'app a pagamento, costa 3,49 euro, quindi davvero poco, però diciamo, possiamo dire che è un'app meteorologica efficiente, precisa e attualmente imbattibile proprio nel suo specifico, cioè i venti. Ecco, questa settimana ho un consiglio molto semplice, un'app
è davvero carina, magari qualcuno può essere utile. Lo scopo di questo podcast è segnalarti tutto quello che ti può servire, perché come diceva il buon Steve Jobs anni fa, e lo ricordiamo sempre con tanta nostalgia, c'è un'app per ogni cosa. E a me piacciono soprattutto le app che sono molto specifiche, perché quando un'app fa troppe cose diventa, diciamo, fa tutto un po' malamente, mentre invece le app che fanno una cosa e quella cosa la fanno bene sono app veramente vincenti. Ecco, quindi c'è un'app per ogni cosa. Nel proprio dispositivo dovremmo inserire, quindi installare solo quelle app che servono a fare determinate cose. Io ne provo tante e poi anche le cestino, perché non voglio intasare il mio telefono di app inutili, perché io sono dell'idea che quando si hanno poche app che fanno quello che ti serve, allora davvero diventano utili. E io me le distribuisco dentro l'iPhone secondo delle schermate, diciamo a categoria. Per esempio c'è una schermata dedicata agli acquisti, dove trovo tutte le app che, per esempio da Vivino per i vini, oppure che ne so, il cinema, il Booking per trovare una stanza d'albergo, o l'app di Amazon, eccetera eccetera. Quindi in quella schermata ho tutte quelle app lì. Ci sono delle altre app dedicate alla produttività e quindi richiedono una schermata apposta, delle app che sono delle utility, delle app che possono servire appunto per la vita di tutti i giorni, come questa che ci può aiutare a scoprire i venti. Io sono Andrea Brugnoli, questo è il podcast La mia vita spaziale. Se ti è piaciuta questa puntata, l'hai trovata utile, metti una stellina cliccando su uno dei link che trovi nelle note dell'episodio, oppure usando il tuo programma con cui ascolti i tuoi podcast. Sai che questo podcast può essere ascoltato sia su iTunes, Anchor, Spotify, dispositivi di Amazon, di Google, quindi chi più ne ha più ne metta. Ecco, ti invito ad andare nelle note dell'episodio a mettere una stellina, magari anche a lasciare un commento e a consigliare questo podcast a qualche tuo amico, così lo fai crescere, lo fai diffondere sempre di più e il servizio spero sia utile per tutti, perché tutti noi desideriamo una vita spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.